Sunday here, and we're on our way to see the Pope speak. He speaks at noon for like 10, 15 minutes, and we're here on our way. I'm excited. This is a very exciting experience. Yeah, we had to get up. We had to go until like at 4. Yeah, 4 a.m. Because we had a great man last night. Man, last night was fun. It's, honestly, I can't even describe how fun it was. It was just a good night. I'm gonna leave it at that. It was just a good night. We got there at 4. We probably went to sleep like at 4:35. No, 4, probably 5 o'clock. Yeah, we went to sleep like at 5 o'clock. Now we're up. I woke up like at 9, so everybody else. Because these people don't like to get up early. They're bad at it. I'm excited for this. But as I said in yesterday's vlog, I'm not a religious person, you know? I don't believe, well, I don't know if I should say I don't believe in religion, because believing and respecting is different. I'm not part of any religion, because I just feel like I have, my way of viewing it is, there's a God, there's a higher power, whoever it is, and I believe in a higher power, whether that's Jesus, whether that's Allah, or whoever it is, you know, or Buddha, or whatever it is. I believe there's something else. But I don't want to, like, stick to one religion, because I really enjoy learning about the others, which doesn't mean that if I stick to one, I can't learn about the others. But, I don't know. I just, for now, I'm not focused on one. So we made it inside. The sun is not too bad, but we're definitely gonna get a little bit dark. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. Il brano evangelico di questa domenica ci chiama ancora una volta a confrontarci, per così dire, faccia a faccia con Gesù. In uno dei suoi rari momenti tranquilli, in cui si trova da solo con i suoi discepoli, egli chiede loro: le folle, chi dicono che io sia? Ed essi rispondono: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Dunque,
la gente aveva stima di Gesù e lo considerava un grande profeta, ma non era ancora consapevole della sua vera identità, cioè che egli fosse il Messia, il figlio di Dio inviato dal Padre per la salvezza di tutti. Gesù allora si rivolge direttamente agli apostoli, perché è questo che gli interessa di più, e domanda: ma voi chi dite che io sia? Subito, a nome di tutti, Pietro risponde: il Cristo di Dio. Vale a dire, tu sei il Messia, il consacrato di Dio, mandato da Lui a salvare il suo popolo, secondo l'alleanza e la promessa. Così Gesù si rende conto che i dodici, e in particolare Pietro, hanno ricevuto dal Padre il dono della fede. E per questo incomincia a parlare loro apertamente, così dice il Vangelo, apertamente, di quello che lo attende a Gerusalemme. Il Figlio dell'Uomo, dice, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi, dai sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Quelle stesse domande vengono oggi riproposte a ciascuno di noi. Chi è Gesù per la gente del nostro tempo? Ma l'altra è più importante. Chi è Gesù per ciascuno di noi? Per me, per te, per te, per te, per te. Chi è Gesù per ciascuno di noi? Siamo chiamati a fare della risposta di Pietro la nostra risposta, professando con gioia che Gesù è il Figlio di Dio, la parola eterna del Padre che si è fatta uomo per redimere l'umanità, riversando su di essa l'abbondanza della misericordia divina. Il mondo ha più che mai bisogno di Cristo, della sua salvezza, del suo amore misericordioso. Molte persone avvertono un vuoto attorno a sé e dentro di sé. Forse alcune volte anche noi. Altre vivono nell'inquietudine e nell'insicurezza a causa della precarietà e dei conflitti. Tutti abbiamo bisogno di risposte adeguate ai nostri interrogativi, ai nostri interrogativi concreti. In Cristo, solo in Lui, è possibile trovare la pace vera e il compimento di ogni umana aspirazione. Gesù conosce il cuore dell'uomo come nessun altro, per questo lo può sanare, donandogli vita e consolazione. Dopo aver concluso il dialogo con gli apostoli, Gesù si rivolge a tutti dicendo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua.
Non si tratta di una croce ornamentale o una croce ideologica, ma è la croce della vita, è la croce del proprio dovere, la croce del sacrificarsi per gli altri con amore, per i genitori, per i figli, per la famiglia, per gli amici, anche per gli nemici. È la croce della disponibilità ad essere solidali con i poveri, a impegnarsi per la giustizia e la pace. Nell'assumere questi atteggiamenti, queste croci, sempre si perde qualcosa. Non dobbiamo mai dimenticare che chi perderà la propria vita per Cristo la salverà. È un perdere per guadagnare. E ricordiamo tutti i nostri fratelli che ancora oggi mettono in pratica queste parole di Gesù, offrendo il loro tempo, il loro lavoro, la loro fatica e perfino la loro vita per non rinnegare la loro fede in Cristo. Gesù, mediante il suo Santo Spirito, ci dà la forza di andare avanti nel cammino della fede e della testimonianza, fare quello che crediamo, non dire una cosa e farne un'altra. E in questo cammino sempre ci è vicina e ci precede la Madonna. Lasciamoci prendere per mano da lei quando attraversiamo i momenti più bui e difficili. Angelus Domini, nunciavit Maria. E concedite Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto venti tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus, e benedicto frutto venti tu, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Gesù. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentes. Grazie in tua, quaesum, Domine, mentibus nostris infunde. O ti angelo annunciante, Cristi figli tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamo, per unde in Christum Dominum nomen. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et flux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedicum. Et sos nunc et fui in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle,
Ieri a Foggia si è celebrata la beatificazione di Maria Celeste Crostarosa, monaca fondatrice dell'Ordine del Santissimo Redentore. La nuova beata, con il suo esempio e la sua intercessione, ci aiuti a conformare tutta la nostra vita a Gesù nostro Salvatore. Oggi, solennità della Pentecoste, secondo il calendario giuliano, seguito dalla Chiesa ortodossa, con la celebrazione della Divina Liturgia, ha avuto inizio a Creta il Concilio Panortodosso. Uniamoci alla preghiera dei nostri fratelli ortodossi, invocando lo Spirito Santo perché assista con i suoi doni i patriarchi, gli arcivescovi e i vescovi riuniti in concilio. E tutti assieme preghiamo la Madonna per tutti i nostri fratelli ortodossi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Domani ricorre la giornata mondiale del rifugiato promossa dalla ONU. Il tema di quest'anno è con i rifugiati. Noi stiamo dalla parte di chi è costretto a fuggire. I rifugiati sono persone come tutti, ma alle quali la guerra ha tolto casa, lavoro, parenti, amici. Le loro storie e i loro volti ci chiamano a rinnovare l'impegno per costruire la pace nella giustizia. Per questo vogliamo stare con loro, incontrarli, accoglierli, ascoltarli, per diventare insieme artigiani di pace secondo la volontà divina. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. In particolare agli studenti della London Oratory School, ai fedeli di Stoccolma e alle comunità africane francofone dell'Italia. Saluto i fedeli di Benevento, Gravina di Puglia, Corbetta e Cardano al Campo, come pure i volontari del carcere di Busto Arsizio e tramite loro i detenuti. Saluto anche i gruppi ciclistici Accra di Fermo, pedalando di Roma, e quello di Codevivo, che portano in giro per le strade messaggi di solidarietà. Sono bravi questi. Auguro. Auguro a tutti una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
goosebumps. That was really great. I enjoyed it. Glad I came here. Awesome. Awesome. Oh, it's beautiful. Handsome. Beautiful. Unless you want to be yourself. Handsome. You guys are so cute. I just like... Look! You're so adorable. So beautiful. We're about to order some food. I think I'm gonna get this one. Cheeseburger chicken. Cheeseburger cipolla empanada con corn flakes. Pomodoro insalata, cipolla grigliata, cheddar cheese, patate frite e salsa Johnny Gallo. It's really good. He brought us our drinks and we got ice. We have ice. Do you see that? Like, what? That's ice. Yeah, we see it. I'm bugging out about it because they don't really use ice here. So now we have ice. Got mine, and look at how big of a plate this thing is. I'm not gonna be able to finish this. I wonder if it has pickles. I don't think it does. Yes! No pickles. What did you get, Mark? You guys make bacon cheeseburger. Bacon? Oh, so she got a chicken cheeseburger. Do you guys like fried pickles? What did you get, Nico? Burger with an egg and bacon. Oh, and she did. And cheese. How are you feeling right now? I'm so happy. That looks good.